proposta della provincia di Treviso per combattere lo smog piace a migliaia di ragazzi e così 1265 studenti hanno risposto all'appello del presidente Stefano Marcon e hanno ricevuto in dono un albero da piantare nel giardino di casa e accudire personalmente. Coinvolti 19 istituti superiori di secondo grado della provincia con la consegna delle piantine di bagolari, tigli, carpini ed aceri che è iniziata al liceo artistico di Treviso. Tutto nasce dal Friday for Future di marzo, dove ho visto una grandissima partecipazione dei giovani e ci siamo interrogati come renderli partecipi attivamente a quel momento di protesta e siamo andati avanti con una proposta. Vogliamo un albero ad ogni ragazzo che ne fa richiesta, che se lo pianti a casa, che se lo curi, che ne abbia cura. E così anche le piante che oggi ci vengono consegnate saranno studiate dai ragazzi del corso di architettura e ambiente per trovare degli oggetti di arredo sempre ecocompatibili e attenti all'ambiente, dove collocare le piante nel proprio giardino. L'iniziativa, chiamata Provincia più Te, è piaciuta particolarmente agli studenti, consapevoli di poter far molto con un piccolo gesto. Che cosa farete con queste piante che vi hanno consegnato oggi? Allora, io le pianterò nel mio giardino di casa, infatti c'ho già lo spazietto pronto dall'anno scorso. Crediamo fortemente che debba essere attuato anche nelle altre regioni d'Italia, soprattutto tra i più giovani. Dal liceo artistico al liceo classico Canova qui a Treviso per regalare altre piante agli studenti. Altre 56 piante voraci di CO2 ed è un secondo step rispetto a quel progetto appunto a cui facevo riferimento prima. Bella la partecipazione indipendentemente dalla formazione della scuola, partiamo da due licei ma abbiamo avuto una risposta eterogenea. Quando ci sono gli enti a fianco di altri come dire, soggetti, in questo caso gli studenti, facendo sinergia, facendo lavoro di squadra, si riesce a far sì che uno più uno non faccia due ma faccia tre. Contribuiamo concretamente a rendere l'ambiente migliore, l'aria più pulita e respirabile. E spero che questa cosa progredisca poi nel tempo, che si migliori sempre di più e che ci siano molte più persone che prendano esempio da noi e da quello che facciamo. Per esempio, io non ho un giardino, però l'ho preso lo stesso l'albero perché secondo me è un passo importante. Un vero e proprio bosco diffuso per ridurre le emissioni di anidride carbonica e l'inquinamento in generale. Questa è ovviamente la missione più importante della scuola, dare dei valori a questi ragazzi in modo che possano poi fondare il proprio progetto di vita su questi valori. Certamente uno dei valori è appunto questo, il rispetto dell'ambiente. E la provincia sta già pensando di riproporre il progetto anche il prossimo anno scolastico.